Irrispettosa, inopportuna e contraddittoria, il sindaco di Cartoceto e consigliere provinciale Enrico Rossi definisce così la lettera inviata al sindaco Seri e al consiglio di amministrazione di ASET da parte di 9 comuni soci. Un documento con il quale si ripropone ancora una volta il tema della fusione con Marche Multiservizi. Tutto ciò all'insaputa di Cartoceto, Colle al Metauro, Mondolfo e Cantiano. Il 26 marzo scorso tutti i comuni soci di ASET si sono incontrati rispetto a questa possibilità di collaborazione tra ASET e Marche Multiservizi per la realizzazione di impiantistica strategica, in modo particolare per la realizzazione del biodigestore. Questa riunione è terminata dando un tot di tempo a Marche Multiservizi per rispondere a questa possibilità, cioè alla possibilità di collaborazione tra le due società. Questa risposta da parte di Marche Multiservizi non è arrivata, tant'è che nella prima decade di aprile il Consiglio Comunale di Fano approvò questa mozione con i voti della minoranza ma anche in parte della maggioranza per dare mandato ad ASET sostanzialmente di realizzare questo tipo di impiantistica, non contemplando come partner Marche Multiservizi ma dando appunto mandato ad ASET di ricercare altri partner. E ora questa lettera? Ecco, per l'appunto una lettera completamente irrispettosa, diciamo, di quella che era stata un po' l'oggetto della discussione e anche l'esito di quell'incontro dello scorso 26 marzo, perché con questa lettera soltanto una parte dei comuni soci di ASET torna di nuovo a richiedere uno studio per valutare la fusione tra ASET e Marche Multiservizi. Completamente incongruenti, diciamo così, con quello che era stato l'esito del 26 di marzo e mancando, a mio avviso, anche un po' di rispetto nei confronti di una parte dei comuni soci, perché prima di poter riavanzare di nuovo questo tipo di richiesta, credo che fosse abbastanza opportuno riconvocare semmai un incontro politico istituzionale tra tutti i comuni soci. Quindi secondo lei che cosa occorrerebbe fare? Occorrerebbe, a mio avviso, da parte di ASET dare seguito al dispositivo della mozione approvata dal Consiglio Comunale di Fano, ovvero procedere immediatamente con la ricerca e l'individuazione di partner, preferibilmente pubblici o in alternativa privati, per la realizzazione di questo impianto. Stare fermi, questa inerzia attuale significherebbe necessariamente un apparentamento con Marche Multiservizi, dunque la fusione che, per ciò che mi riguarda, ovviamente è assolutamente da evitare per i motivi che più volte ho detto, ovvero che il 49% degli utili finirebbero poi a quel punto a Bologna.